Sì, proprio comoda. Così facile per la gente essere felice qui in Albania. Certo. No? Vogliono scappare tutti. Sento, sì, vogliono scappare o vogliono più, vedere un pochino di più che tutti sono trattati con giustizia. No, non c'è chi è, ha più favori, altri sono serie B. Serie B, sì. E non so come, come chiesa far crescere questa, sì, questa verifica, questa certezza di aver fiducia dell'Albania. No. L'altro giorno, un momento sulla fisioterapia, c'era lì uno che mi ha detto qual è il sogno degli albanesi, il sogno di 9 albanesi su 10. Io pensavo che appunto se tutti vogliono andare fosse questo qui, di partire, no? No, di svegliarsi al mattino e ascoltare la notizia che tutti i corrotti sono stati arrestati e che, diciamo, i beni ingiustamente posseduti sono stati ridistribuiti. No. È forte come espressione. Sì. Questo qui era. Quindi si vede una persona che appunto sa quello che vuole. Vuole il bene del paese. No, vuole il bene del paese. Ma questo è il mio fatto, questa coscienza anche dei nostri giovani, di essere costruttori del bene. Casa comune. Riesci a dargliela questa coscienza? Beh, io l'ho detto ai giovani, mettendoli anche in crisi, perché loro si trovano come condizionati, no? Allora dico, ma questa è la lotta, qui si gioca il futuro dell'Albania. Se si fa, se voi operate bene per tutti, e lo chiedete agli altri, piano piano questo cambierà, radicherà. C'è bisogno della speranza anche ai nostri giovani. È un tessuto anche da creare. Da creare. Io dicevo allora studiate, ma non basta studiare per guadagnare, per sistemarsi. Anche i posti che avrete lo dovete fare per il bene di tutti, non solo. Sarai il direttore dell'agricoltura, discutere, diceva i giovani che facevano. Ma devi fare il bene per lo sviluppo dell'agricoltura, per tutti. Sarai il direttore delle strade, il costruttore. Dove sono questi in realtà? Quelli là ci vorrei essere, cioè hanno capito, ma gli altri facevano, ma qui non è possibile, qui dove sai la domanda, ma che non si può fare? Bisogna dirlo, noi dovremmo fare forse anche qui un discorso diretto ai giuristi, perché non diventi il bene comune, le cose fondamentali. Che stai dicendo? Sì. Che poi è un po' la dimensione cristiana della vita, che è quella di vivere per essere un dono per gli altri, per vivere per gli altri, no? E vivendo per gli altri realizzi te stesso, sei quello che sei chiamato ad essere, compi la tua missione, sì. Ah, è questo che diceva. Sì. Noi poi siamo una provincia, si chiamano così le province nostre monastiche della Puglia, che grazie anche all'Albania, all'esserci aperti all'Albania nel 1993, dove avevamo ovviamente una grande crisi vocazionale, noi associamo molto la rinascita della nostra provincia con questa missione. Noi abbiamo una missione anche in Mozambico, dove dagli anni 50 i nostri frati con altri frati hanno costruito quella missione. Questa dell'Albania è stata veramente un polmone nuovo ed è un segno che, ecco, frati giovani chiedano questo voler partire. Speriamo ce ne siano altri. Io non sono preoccupato tanto dell'Italia quanto che l'Albania può dare vigore alle nostre comunità cristiane. Stiamo cercando di metterle anche in comunione, sia frati sia famiglie, proprio perché c'è questo desiderio di allargare gli orizzonti e sperando, ecco, che la Chiesa albanese possa non solo attingere la necessità anche economica, ma soprattutto la testimonianza reciproca, mettere in sinergia le comunità cristiane. Speriamo che come frati in questo possiamo crescere.
ve lo auguro proprio di cuore e prego per questo. Grazie. Bene. Grazie. Vi attendiamo, poi i nostri fratelli la inviteranno. Buonaventura. Fammi un fischio.